Dolci di pasta di mandorla. Che bontà! Una tradizione antica leccese che ritorna puntualmente ogni anno durante le festività natalizie. Un dolce che affonda le sue radici in un passato lontano ricco di storie e di mistero. Il pesce di pasta di mandorla, in particolare, deve le sue origini alle mani sapienti delle suore della città, che all'interno dei conventi erano dedite alla preparazione di questo dolce nel periodo natalizio. Lo preparavano per farne dono in occasione delle feste al vescovo, ai prelati e ai personaggi importanti. E ancora oggi, dopo diversi secoli, la famosa pasta di mandorla viene prodotta e confezionata dalle monache benedettine del monastero di San Giovanni Evangelista nel centro storico di Lecce. Questa idea di gusto molto barocca, per l'appunto la pasta di mandorla, è conosciuta anche come pasta reale o come l'utuce degli signori. È il dolce appunto per le famiglie benestanti che lo facevano appositamente preparare per banchetti e cerimonie. Per il suo gusto aristocratico e la sua elaborata e raffinata composizione, la pasta di mandorla leccese è diventata un prodotto tutelato dalla regione Puglia e noto in tutto il mondo. E ottime pasticcerie in città contendono quel vecchio primato alle suore, riconoscendo loro il merito di aver conservato per noi nei secoli questo gusto particolarissimo, consentendoci così di viverlo e di celebrarlo oggi come tradizione del luogo. Prelibatezze in tutte le forme e misure, e il Natale rappresenta anche l'occasione giusta per fare dei regali all'insegna della dolcezza. Tradizione, qualità e la passione di grandi maestri pasticceri, tutta la genuinità dei prodotti artigianali preparati ad arte dalle sapienti mani di chi da anni si dedica alla preparazione di dolci in pasta di mandorla, come Bruno Pranzo del Mac Bar di Lecce, veterano tra i pasticceri leccesi. Una ricetta che risale addirittura verso la fine del Settecento, rielaborata naturalmente ai giorni nostri, ma pur sempre mantenendo la tradizione. Sì, mantenendo la tradizione anche perché è una cosa molto artistica che mi sono imparato da parte di Don Lirio Sebastiano, grande pasticcere di Siracusa, poi con grandi maestri come Ciccio Pannico e così via via siamo andati ai grandi maestri. La pastorale dei frutti è una cosa molto antica, ma io ho creato personalmente, qui presente come vedete, delle cose bellissime che poi domani potete benissimo guardare. Vuole tanta pazienza poi per fare questo. Pazienza, molta pulizia, molta attenzione. La cosa che credo più particolare è questo bellissimo piatto. Poi siamo andati 2 anni fa alle triglie fritte, che credo che si assomigliano abbastanza. Quindi dagli spaghetti ai frutti di mare. E poi c'è la frittura mista, che non so come mai mi è venuta l'idea, però io alla notte, a posto di dormire, studio come devo fare le polpettine, le mozzarelle. Sono, va bene, quelle sono più semplici, ma la cosa più bella come la pasta con le cozze, come ad esempio abbiamo anche le cozze aperte, come abbiamo i turcinietti. Le mozzarelle, anche magari che l'hanno copiate, per carità, come la pasta fatta a casa, che l'hanno copiata. Ho cercato sempre di fare di mio. Qui abbiamo un pollo con le patate. Ah, non è questo, poi l'anno scorso l'ho creato. Anche questa è una novità. Credo che nessuno l'ha vista, sia Lecce, provincia. Le bruschette, la pasta fatta in casa, le salsicce. Guardiamo, guardiamo. Guardiamo le bruschette. Guarda, sono uguali. Le bruschette con tutti i particolari, addirittura anche il peperoncino. Tutto. Sì, una cosa quando la crei la devi creare come parte. Le castagne. Le patatine fritte. La braciola. Le braciole appena impanate. Sono tutte fatte con tutto di pasta di mandorla. La pasta di mandorla si prepara con un impasto a base dell'ingrediente principale, le mandorle, a cui si aggiunge zucchero e vaniglia. Per il ripieno si utilizza la faldacchiera, un impasto di tuorli d'uovo sbattuti con dello zucchero fino a renderli spumosi. Si arricchisce poi a proprio piacimento con marmellata, liquore strega, pezzetti di cioccolato fondente, cannella e canditi. Leccesi, salentini e turisti, quindi venite qui a gustare queste specialità della pasticceria. Lo conosco abbastanza bene, dico, vengono sicuri, sanno. E poi ogni anno mi hanno premiato. I colleghi mi hanno detto, è tollere, basta, sei abbastanza conosciuto, non c'è bisogno.
Oltre ad essere conosciuta per l'originalità del barocco e l'artistica leggerezza della carta pesta, Lecce deve la sua notorietà anche ai dolci di pasta di mandorla, un'antichissima tradizione che unisce al gusto una presentazione artistica del prodotto curata nei minimi particolari.